Radio Cusano TV Italia. Ben ritrovati da Diana Romerzi con una nuova puntata di Res Pubblica. Come vedete non mi trovo nel mio solito studio, ma sono in strada a Roma, in Largo Somalia, perché per questa puntata del 1° maggio, festa dei lavoratori, abbiamo deciso di farvi vedere come tanti lavoratori si stanno riorganizzando proprio per la seconda fase che avrà inizio lunedì 4 maggio. Allora vi faremo vedere come il bar pasticceria Caretta in Largo Somalia sta sanificando e modificando i propri locali in vista proprio della riapertura. Parleremo con la signora Lucia, la proprietaria, che ci farà vedere come è il lavoro, come sarà il lavoro proprio da lunedì e tutte le difficoltà che sta riscontrando. Noi ci muniremo di mascherina e anche di gel per le mani, strumenti che saranno assolutamente necessari non solo per i tanti commercianti ma anche per i tanti utenti. Andremo vi faremo vedere come si sta lavorando. Andiamo a vedere. Allora, siamo in compagnia della signora Lucia, che ci può raccontare come sta organizzando questo bar pasticceria proprio in vista della riapertura del prossimo 4 maggio. Cosa state facendo all'interno del locale? Allora, tanto per cominciare, una bella sanificazione obbligatoria sia per gli ambienti interni che per gli esterni, compresa l'aria condizionata. Dopodiché studiamo il percorso per dare e consentire un accesso sicuro ai nostri clienti. Avendo noi il locale strutturato con due entrate, ne programmeremo una per l'entrata e una per l'uscita, con un percorso obbligatorio dove non si potrà mai stare al di sotto di un metro per i nostri clienti e al di sotto di un metro per i nostri collaboratori, lavorando noi in sicurezza e accogliendo i futuri clienti con la massima sicurezza. Farete un'entrata e un'uscita con le bolle, come se fossimo in qualche modo sulla metro di Roma, come vedremo poi all'interno della metro di Roma. Esatto, infatti, allora noi ci troviamo alla porta di ingresso, quindi qui ci sarà consentita l'entrata, dove posizioneremo a distanza di 4 metri una bolla, il cliente si soffermerà lì. A distanza dietro avremo la nostra collaboratrice che avrà modo di gestire la vendita e a minimo la distanza è 2 metri. Dopodiché si dovrà girare sulla sinistra all'altra porta, dirigendosi verso l'uscita per il pagamento, e a quel punto chi volesse entrare come secondo non si incontrerà mai con chi sta già uscendo, quello sì. Da quante settimane state lavorando per mettere in sicurezza questo locale? Abbiamo aspettato l'ultima ordinanza del 26 aprile scorso del presidente Conte, dove ci ha elargito questo tempo per poter organizzare la riapertura. Quindi è praticamente una settimana. E che azioni avete fatto che magari adesso non vediamo per quanto riguarda la sanificazione, anche la pulizia delle cucine, dei laboratori? Allora, la sanificazione oggettivamente a occhio nudo non si vede, però è stata la base principale per poter riaprire, non solo per i clienti ma anche per noi stessi e le persone che lavorano con noi. Come verrà riorganizzato il bar? Come si potrà consumare un caffè dal prossimo lunedì? Allora, dal 4 di maggio, secondo i termini dell'ultima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo autorizzati solo per merce da asporto, ossia possiamo preparare i caffè, i cappuccini, quello che volete. Ve lo chiudiamo incartato in un bicchiere termico che si possa conservare ben caldo e bevuto cortesemente a casa.
non sul marciapiede, non all'interno del locale, non creando assembramenti comunque fuori dei locali. Questo è consentito. Alla stessa maniera si potranno incartare i cornetti. E comunque noi consentiamo ancora la consegna domiciliare delle colazioni, ossia qualsiasi cosa noi ancora consegniamo a casa, onde evitare appunto le lunghe file di attesa che si possono creare inevitabilmente, perché già 5 persone in fila fuori creano un assembramento. Qui ci troviamo in un'altra parte del locale, la parte bar, dove ci sono anche dei costi abbastanza sostenuti rispetto a prima, perché oggi avrete dei costi maggiori. Esatto, essendo l'asporto consentito, di conseguenza i caffè e i cappuccini dovranno essere confezionati in questi appositi bicchieri di polistirolo, il caffè anche, e di conseguenza il costo è maggiore. Noi manterremo il prezzo comunque di listino finora, assorbendo noi stessi il costo maggiore di questo asporto, appunto. Beh, questo è importante anche perché lo Stato deve sapere in che modo oggi tutte le attività, gli esercizi commerciali stanno vivendo e stanno affrontando questi aspetti che sembrano marginali, ma in realtà in un'attività commerciale non lo sono. Di quanto sono aumentate le vostre spese? Allora, tanto per cominciare, importante e necessarie sono le mascherine e i guanti. Quindi, considerando tutte le polemiche di costi che ci sono state ultimamente, già anche da parte della Protezione Civile, figuriamoci per un piccolo commerciante come siamo noi, quindi già il costo di una mascherina che bisogna dare in dotazione ai nostri collaboratori e dei guanti, già quello è maggiore. In più, li doteremo di questi caschi trasparenti per essere ancora più protetti noi stessi nel momento in cui serviamo un cliente, e questi sono dei costi che prima non avevamo. Considerando anche la speculazione che c'è stata fino all'altra settimana su queste mascherine che noi abbiamo comprato prima che il governo contingentasse la spesa minima, il livello minimo di queste mascherine, quindi noi comunque abbiamo avuto dei costi notevoli, perché ci siamo organizzati anche prima, e di conseguenza anche i guanti in lattice importantissimi, e tutti i prodotti per sanificare, il semplice alcol denaturato che prima si trovava a dei prezzi irrisori, adesso è alle stelle, però non si può non usarlo, non averlo. E anche questi costi non andranno a incidere sui prezzi della pasticceria. Sarà sempre l'azienda che assorbirà questi costi. Si ricorda qualche mascherina il costo a cui l'ha acquistata? Ma guarda, io ho queste FP2 semplici, normali, le abbiamo acquistate a 8 euro l'una. Sono costi altissimi, soprattutto poi se le deve dare anche a tutto il personale. Non solo, vanno cambiate perché non hanno delle ore di usura, quindi dopodiché vengono eliminate. E tutti i giorni, avendo due turni di due collaboratori che lavoreranno, sono 4 persone al giorno, e sono 4 mascherine più altre 2 in laboratorio, sono 6, quindi fate voi il conto, minimo sono 6 mascherine al giorno, moltiplicate questo costo per il giorno e per il mese. Le difficoltà ci sono, quali sono in questo momento quelle della pasticceria Caretta? Allora, abbiamo 9 collaboratori in cassa integrazione e a tutt'oggi, 30 aprile, non hanno ancora ricevuto nulla dall'INPS, quindi cominciano ad essere per loro tempi difficili, quindi chiedo cortesemente di accelerare queste pratiche per la cassa integrazione dei dipendenti, di gente italiana, straniera, che ha sempre lavorato per questo Stato, indirettamente, perché poi hanno sempre pagato le tasse nelle loro buste paga. E
quindi è giusto che ricevano il contributo che devono avere proprio per sopravvivere. Ecco, però non è l'unico problema, anche per quanto riguarda lo stesso locale ci sono stati dei disguidi? Esatto, noi abbiamo ristrutturato 4 anni fa e quindi stiamo ancora pagando una maxi rata di leasing, e di conseguenza c'è stata data l'opportunità di poterla bloccare e posticipare da settembre in poi. Tutto questo è stato detto nell'ordinanza dell'11 marzo. La pratica è stata fatta con 4 mail alla banca e di conseguenza a chi ha elargito il finanziamento. A tutt'oggi, il 1° aprile, hanno incassato la rata che doveva essere sospesa e a tutt'oggi non l'hanno ancora rimborsata. Ecco, anche questo è un fatto un po', come dire, fuori luogo, perché se l'11 marzo è stato detto che mutui, leasing e altri finanziamenti commerciali potevano essere sospesi, non vedo per quale motivo, avendo prodotto la dovuta istruttoria per la sospensione del pagamento, comunque il 1° aprile sono andati avanti. In un paese informatizzato non serve questo tempo, basterebbe fare un clic e sapere di sospenderlo. E poi siamo in compagnia di Giulio Anticoli, presidente di Roma Produttiva, che può darci qualche numero in più riguardo ai tanti esercizi commerciali romani. Qual è la situazione al momento, a pochissimi giorni dalla riapertura? La situazione è molto pesante, primo perché c'è una grande confusione su quelle che sono le normative per la riapertura, quelle igieniche e sanitarie, quindi che cosa bisogna fare per riaprire. Non c'è un numero di telefono di riferimento a cui ci possiamo rivolgere e questo comporta un grande disorientamento da parte dei titolari delle imprese, anche perché i costi potrebbero essere molto rilevanti, parlando dei sanificatori d'ambiente, ai dispenser da mettere sulle entrate che dovranno essere o a gomito o a pedale, ai vari detergenti da mettere sulla cassa, ai distanziatori di persone all'interno dei negozi. Quindi si rischia che un'azienda, per riaprire, oltre il debito che ha accumulato in questi mesi di chiusura, dovrà stanziare 1.500-2.000 euro per rendersi attiva. Quanti esercizi commerciali non riapriranno a Roma? Avete già una stima? Ma guardi, so che c'è un movimento di ristoratori che in 350 hanno deciso di congelare le loro aziende fino a che non ci saranno le condizioni per lavorare, perché a noi ci hanno posto nella condizione di riaprire ma senza avere le condizioni di lavorare. Un ristorante che ha 100 coperti oggi si troverà a poterne servire forse 20-25 e questo rende insostenibile la gestione e le spese dell'azienda e quindi preferiscono congelare l'attività fino a che non si allenti questa tensione e ci sia la possibilità di lavorare nuovamente. Ecco, il governo ha fatto dei decreti, ne ha fatto già uno, stiamo aspettando il decreto poi aprile o come lo chiameranno, ma gli esercizi commerciali di cosa hanno bisogno? Cosa chiedete al governo? Il governo deve fare solo una cosa che non ha fatto, deve dare il fondo perduto. Noi ci troviamo a pagare un debito che non è il nostro, è un debito che nasce dalla messa in sicurezza di uno Stato e non può gravare su una sola categoria. Quindi lo Stato deve dare i soldi a fondo perduto per sanare quello che è il debito di questa messa in sicurezza del Paese e poi ridistribuirlo su tutta la nazione, perché non è possibile che una nicchia di popolazione e di cittadinanza abbia il carico del costo di tutta questa messa di insicurezza. E tra l'altro c'è un altro grande problema, che se chiudono le imprese il sistema paese è finito, crolla di conseguenza tutto il resto, quindi va salvaguardata l'impresa per assicurarci un futuro. Ecco, e voi avete anche preparato uno sciopero? Noi sì, faremo uno sciopero di un giorno dimostrativo, il 18, quindi al pronti via del governo non riapriremo, perché vogliamo dimostrare che noi siamo un'entità forte e che non possiamo essere
non considerando in questo modo. Noi dobbiamo essere presi in considerazione per quella che è la nostra forza e la nostra importanza. Quindi riapriremo il 19, ma con la consapevolezza che se il mercato non premierà la nostra apertura, noi non potremo continuare a accumulare debito e quindi richiuderemo a tempo indeterminato. Infine, per concludere questa puntata fatta in strada, proprio con voi, lavoratori, imprenditori, tanti esercizi commerciali, che questo è stato solo un esempio, quello della pasticceria Caretta, ma sono in tanti che adesso stanno lavorando per ripartire. Cosa si sente di dire ai tanti commercianti che ora sono al lavoro e che si trovano di fronte a tantissime spese? Allora, io credo che noi dobbiamo puntare principalmente sulla collaborazione con i nostri creditori. Questo è fondamentale, perché da parte dello Stato ci sono state fatte tante promesse, ma nelle nostre casse non abbiamo ancora nulla. Quindi dovremo affrontare questa situazione con la clemenza di chi, delle persone alle quali dovremo dare dei soldi. Prendiamo l'esempio dei negozi di abbigliamento, che sono pieni di merce della primavera estate che non venderanno e hanno già in ordine quelle dell'autunno-inverno, con impegni economici enormi che rischiano di non essere onorati se ci sarà un altro lockdown. Quindi io dico alle imprese di cercare le collaborazioni tra di noi, cercare di andare a braccetto oltre il fossato, oltre lo steccato, e di organizzare un microsistema tra imprese che sia funzionale anche per il futuro e che ci possa assicurare un domani. Allora, siamo arrivati a conclusione di questa puntata particolare prodotta in strada insieme ai lavoratori, a chi si sta rimboccando le maniche in vista della riapertura. Vi abbiamo fatto vedere come la signora Lucia sta lavorando all'interno del proprio locale per metterlo in sicurezza per i propri clienti, e poi purtroppo abbiamo sentito le parole del presidente di Roma Produttiva, Giulio Anticoli, che ci ha raccontato di un tessuto economico, quello della capitale, che sta faticando a rimettersi in piedi e faticherà soprattutto anche nelle prossime settimane a rimettersi in piedi. Si conclude qui questa puntata, ma voi continuate a seguirci sul canale 264 del Digitale Terrestre, anche dalle nostre app per smartphone, e se vi siete persi un appuntamento di Res Pubblica come dei nostri altri programmi, potete sempre ritrovarli sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Grazie di averci seguito.